Jacopo nasce a Pontorme, in questa casa, il 24 maggio del 1494, in queste stanze, che fu costretto ad abbandonare giovanissimo a causa delle sfortunate vicende che colpirono la sua famiglia. Ma vi rimase affezionato. Aveva 40 anni quando la denuncia tra le sue proprietà. Questo luogo rappresentava la casa degli affetti perduti tragicamente. Aveva 5 anni quando morì suo padre Bartolomeo. Seguirono la morte della madre Alessandra e del nonno. Le porte, le scale, le mura riuscivano ad evocare gesti quotidiani e familiari. Una serenità per tutta. Questo grido e questa fama, sentendo gli uomini di Pontormo, li fecero fare dentro nel castello, sopra una porta posta in sulla strada maestra, un'arma di Papa Leone, con due putti bellissime. Con queste parole, Vasari ci lascia immaginare Jacopo ventenne, al lavoro sul palco ad affrescare la porta del suo paese. Tra il 1525 e il 1528 il Pontormo lavorò in totale solitudine, rinchiuso tra alte transenne, nella cappella Capponi in Santa Felicita, eretta circa un secolo prima da Brunelleschi e dedicata all'Annunciata. Sull'altare il Pontormo raffigura poi due figure efebiche che sorreggono il corpo di Cristo. Intorno solo le pie donne sembrano mostrare il loro dolore. Ad esse è vicino un personaggio simile ai precedenti ed un altro, più umano, in cui sono state riconosciute le sembianze di Jacopo. Queste figure sono interpretabili come angeli che calano il corpo di Cristo lentamente sull'altare, pane per l'offerta eucaristica. Il carattere astratto della rappresentazione è sottolineato da Jacopo con il sovvertimento delle regole canoniche della rappresentazione. A Firenze cominciavano a diffondersi e ad essere sempre più apprezzate stampe di artisti nordici. Il primo a farne uso è Andrea del Sarto. Vasari ricorda che mentre il pittore era impegnato negli affreschi per il chiostro dello scalzo, uscirono fuori alcune stampe intagliate in rame da Alberto Duro. Assai diverso fu invece il rapporto che legò Pontormo con la cultura d'oltralpe. E assai più dure furono le critiche che il Vasari espresse per le opere dell'artista che a quei modelli si rifaceva. In particolare, le storie della passione affrescate nel chiostro della Certosa del Granuzzo. Il Pontormo guardò con troppa insistenza alle stampe di analogo soggetto di Dürer, sempre secondo Vasari. Il Guardi non indossa la divisa militare, ma è raffigurato con le sue vesti più ricche, a disprezzo del nemico. E il Pontormo indugia sulla preziosità della sede, sulla raffinatezza dei dettagli. Nel momento in cui Cosimo I decise di abbellire la basilica, seguitando le vestigia dei suoi avi, non poté pensare, vista anche la funzione pubblica del luogo, che a temi legati alle anime degli avi. Quando nel 1558 gli affreschi furono scoperti, si osservò, tra l'altro, che Pontormo non aveva seguito alcun ordine di storia. Non era possibile leggere il racconto seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, ma bisognava procedere per analogie, per contrapposizioni simboliche.
Se il cuore dell'intera rappresentazione era il Cristo in gloria, verso il quale ascendono le anime del purgatorio, tutte le altre immagini andavano lette come una sorta di esempio diverso su cui meditare nel cammino verso Dio.